Presidente Toma, questione migranti. Lei nelle ultime ore ha scritto al Premier Conte e ai ministri della Salute, dell'Interno e al ministro Boccia. Perché? Perché ho fatto presente a questi ministri che forse il numero che ci stanno mandando in questo momento di particolare emergenza Covid potrebbe essere esagerato rispetto alla nostra capacità di accoglienza ed ho chiesto di riconsiderare il numero e di riconsiderare anche il territorio di accoglienza. Senta, il Molise allo stato attuale quanti migranti potrebbe accogliere in piena sicurezza? Ma guardi, nelle strutture che noi abbiamo 200 migranti li possiamo accogliere. Il problema è che quelle strutture debbono avere anche delle aree libere per gli eventuali isolamenti. Per cui noi dobbiamo prevedere tutto. È vero che da notizie che ci sono pervenute, devo dire ancora non ufficializzate con certificazioni che noi pretenderemo di avere, questi migranti risultano aver completato la quarantena, risultano anche essere stati sottoposti a test serologici. Vi dirò di più, come arriveranno, noi li sottoporremo tramite l'ASREM a tamponi, per cui insomma li accoglieremo nella massima sicurezza e con la migliore ospitalità che possiamo offrire. E però non possiamo escludere che se c'è una tensione sanitaria nelle prossime settimane, insomma, il Molise qualche difficoltà la potrebbe avere. Senta, intanto nelle prossime ore giungeranno i primi migranti, no? Mi conferma Io questo dato? penso, noi ci aspettiamo un 170 circa di migranti che arriveranno, in parte saranno a Campobasso, in parte andranno ad Isernia. Basso, provincia di Campobasso, non a Campobasso. Volevo che i molisani sapessero che comunque la situazione la teniamo sotto controllo, anche se, ripeto, ho chiesto al Premier Conte di rivedere destinazione e numero dei migranti. Però si sono fermati.